Buongiorno e bentornati qua su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide di tutti i titoli che voi seguite e che ovviamente seguo anch'io. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e vi ringrazio invece se lo avete già fatto e se invece siete già iscritti di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video. Come potete vedere siete tornati sul mio desktop e ovviamente oggi c'è stata la bellissima live per l'update 1.4 che, per quello che mi dicono loro, è un mega updateone. In realtà è un update normalissimo. Come al solito la Crytek o fa update che devono far parlare di sé oppure fa update di cui a nessuno gliene frega una beata mazza di un cazzo. Questo è un update, diciamo, nel mezzo, in cui in realtà hanno cambiato parecchie cose, o meglio hanno sistemato parecchie cose che potevano sistemare in realtà tipo a inizio del gioco, e in realtà ne hanno aggiunte delle altre per cercare di bloccare il camping o comunque bloccare tutto quello che riguarda il camping e il danno vero e proprio. Quello che però la Crytek, e qui lo dico e mi è stato dato poi ragione, ma ovviamente quando dico le cose io la gente mi dà del pirla, nella 1.3 hanno overpower appato il Winfield e tutte ovviamente le compact ammo, e in questa patch non hanno fatto altro che dargli un altro bellissimo boost. Andiamo prima a vedere la patch, poi discutiamo di questa cosa e poi vi lascio le vostre conclusioni, e al massimo se avete voi delle conclusioni da dire potete scriverle qua sotto il video, io sono sempre felice di parlarne, di rispondervi e di leggere i vostri commenti. Comunque andiamo a vedere la patch 1.4. Iniziamo nel parlare dei tre effetti che hanno inserito in questa nuova patch 1.4. Gli effetti sono ovviamente il fire, il poison e il bleeding, e hanno differenziato i vari effetti in base a sia all'arma con cui si viene colpiti sia dall'effetto con cui si viene colpiti. Quindi più l'effetto è potente più si avrà un effetto maggiore sul proprio hunter, viceversa se noi prendiamo un effetto lieve il nostro hunter quasi non lo percepirà. Questa cosa è stata fatta perché, soprattutto per quanto riguarda gli shotgun, ma anche per quanto riguarda per esempio le poison bomb o in questo caso l'aggiunta delle trip mine poison e comunque di tutti quegli effetti che erano blandi, sono stati inseriti proprio per creare una diversità. E soprattutto perché nelle prossime patch dovrebbe raggiungersi la possibilità di modificare le ammo, quindi di conseguenza noi potremo probabilmente avere proiettili che fanno fire, che fanno bleeding, eccetera eccetera. Ma andiamola a vedere in un secondo momento, iniziamo dai gli effetti differenti. Iniziamo col fire. Ovviamente il fire ha l'effetto light, medium e intense. Cosa cambia dai tre effetti? Semplicemente l'effetto light non darà bruciature all'hunter automaticamente, quindi appena noi per esempio una lampada ci passiamo sopra ci scottiamo, ma non verremo bruciati, quindi non continueremo a bruciare. Soprattutto l'effetto light, se invece inizieremo a bruciare, sarà curabile in circa 2 secondi. Nella live sono stati detti 2 secondi. Il medium fire invece già inizia ad essere molto più forte, per esempio tramite una bomba, quindi un hellfire per esempio ci darà la prima parte di danno, quindi l'esplosione toglierà direttamente una parte della nostra vita, la brucerà istantaneamente e poi ci inizierà a bruciare. Questo effetto si potrà togliere in circa 4 secondi di cura, quindi noi in 4 secondi, che è abbastanza veloce comunque, toglieremo le fiamme, e ovviamente queste cose possono essere cumulative, quindi dal light si può passare al medium e si può passare all'intense. L'intense ovviamente, come nel medium, ci toglie una barra di vita, ma in questo caso noi per curarci dovremo ovviamente prendere 6 secondi di tempo per poterci spegnere. Queste cose funzionano anche sui cadaveri, quindi se volete dare fuoco a un cadavere sappiate che la torcia classica funzionerà, ma sarà molto 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 più lenta nel bruciare un corpo, circa il 20% all'incirca di tempo in più per bruciare un cadavere di un hunter a terra. Passiamo invece al bleeding. La prima cosa che c'è da scrivere nel bleeding è che è stato tolto dagli shotgun, quindi gli shotgun non faranno più bleeding,
e il bleeding è più o meno la stessa identica cosa del fire. L'effetto light è un effetto banalissimo che si cura in 2 secondi, il medium ovviamente in 4 e l'intense in 6. Questo fa sì che il bleeding sia un pochino nerfato, è stato nettamente, togliamo un pochino, è stato nettamente nerfato, e con il fattore che non come si dice, non è più così potente e soprattutto non c'è più sulle armi da shotgun, diciamo che viene ridotto di molto la potenza degli shotgun, che in questo momento, se non si veniva shottati comunque nel primo colpo da uno shotgun, c'era il bleeding che poteva darci quella possibilità. In questo caso l'hanno tolta e quindi GGVP per tutti gli shotgun, siete praticamente diventati quasi tutti inutili, va bene così. Ovviamente gli effetti sono rimasti gli stessi, ovviamente gli effetti sono identici a quelli che noi abbiamo adesso, cambiano soltanto se noi veniamo colpiti, che cavolo ne so io, da uno shotgun a distanza molto ampia e attraverso un muro avremo un light e quindi potremo curarci velocemente, in cui non perderemo praticamente vita. D'altro canto già nel medium e nell'intense avremo un bleeding molto più alto e quindi potremo magari fare molta più fatica nel curarci. Poison, stessa identica cosa, se non che il poison deve essere praticamente attivato da soli, quindi in pratica noi dovremo entrare in una poison bomb tramite un hive, e il poison funziona solo ed esclusivamente se siamo esposti, quindi se noi rimaniamo all'interno dell'area di veleno, noi avremo gli effetti, cambieranno in base a quanto tempo staremo all'interno dell'area avvelenata. In questo caso da 0 a 5 secondi saremo light, quindi potremo passarci praticamente attraverso e non avere quasi un effetto. Medium già inizia a essere un pochino più una rottura di balle, ma dovremmo starci da 5 a 15 secondi la durata, cioè veramente chi cazzo rimane dentro un'area di veleno per 15 secondi. E intenso, ovviamente, se superiamo i 15 secondi, rimarrà come se praticamente fossimo attaccati da un hive. Bene, questi erano gli effetti che sono stati cambiati, ok? Che secondo me è un ottimo modo per bilanciare molti danni di queste cose, che fino a questo momento erano stati praticamente ignorati. E devo dire che questa volta forse Crytek un pochino ci ha preso. Diciamo che un pochino ci ha preso. Ovviamente, per diciamo ovviare a tutte queste cose, ci sono i tratti appositi. Loro hanno messo dei tratti in cui sia tutti gli effetti intense che medium possono essere praticamente ignorati, con un tratto apposito in cui si prenderanno solo ed esclusivamente gli effetti light. Avevano fatto una bella cosa prima e poi se la sono autotirata nei coglioni dopo, scusate il termine ma è così. Hanno aggiunto ovviamente anche la Poison Trip Mine, che da quello che è stato detto nella live è una Trip Mine che una volta calpestata spara una sottospecie di nuvola velenosa direttamente in faccia a chi l'ha calpestata, ma chiaramente se ci si leva dalle balle l'effetto è praticamente irrisorio, quindi vabbè. Non so chi cazzo la potrà mai usare, ma ok. È stato aggiunto un tratto Serpent, che invece poi lo andiamo a vedere, perché è veramente veramente figo. E sono stati ovviamente aggiunti tutti gli altri tratti, o meglio modificati dei tratti, che vanno veramente a ovviare ai problemi di medium intense dei vari effetti. Lo potete vedere sulla live, non me li ricordo tutti, ma sono già tratti che noi abbiamo e che sono stati semplicemente modificati perché erano tratti quasi inutilizzati. Che cos'è invece il nuovo tratto Serpent? È un nuovo tratto che funziona solo ed esclusivamente tramite, si sblocca tramite la Bloodline a rank 28, costa 4 punti e si può utilizzare solo ed esclusivamente quando si è in solo mod, quindi si gioca da soli. Come funziona? In pratica, vediamo se riesco a ricavare il video e ve lo faccio vedere, noi potremo interagire sia con le Darklight che con le Bounty a distanza. Mi spiego meglio. Se noi abbiamo una clue a circa 25 metri, ok, noi potremo a 25 metri di distanza prendere la clue in circa 10 secondi, quindi noi potremo interagire con la clue in circa 10 secondi.
Stessa cosa per le bounty. Se noi sappiamo che c'è qualche team che ha in quel preciso momento la bounty e sta facendo il boss, e noi andiamo di fronte alla casa del boss o comunque aspettare che i due ragazzi all'interno o i tre ragazzi all'interno, perché ci vogliamo del male, giochiamo soli contro il team da tre, e prendono la taglia, noi potremmo rubargli la taglia attraverso anche i muri. Basta che siamo a 25 metri di distanza, noi possiamo interagire con queste cose. Ora, è un tratto bellissimo, perché ovviamente tende molto di più a evitare, per esempio, il camping quando si uccide un boss che si aspettano gli altri team che entrano, lasciando la taglia per terra. È un tratto che aiuta moltissimo perché gioca in solo. Voglio capire in una partita con 12 giocatori in solo che cosa cazzo può succedere con un tratto del genere, perché veramente a quel punto non ci si vede più, perché sta a 25 metri di distanza, è stato bello, ciao. E sinceramente sono un po' titubante, sono sì, diciamo, preso bene per questo tratto, sì, preso male per questo tratto, quindi sono un po' un 50-50. Dovrò capirlo meglio, soprattutto con le reazioni dei giocatori, con quello che scriveranno su Facebook, quello che vedranno nelle live, perché veramente è un tratto che può essere fortissimo, come può essere totalmente disturbante per molte cose all'interno del gioco. Hanno aggiunto ovviamente una quantità di tradi di cose leggendarie che noi possiamo comprare, che non ce ne frega un cazzo, queste le saltiamo totalmente. Hanno migliorato l'audio come al solito per queste varie cose. Andiamo a vedere ovviamente il gameplay, che è quello che plausibilmente noi cerchiamo sempre di capire meglio, perché va a riscrivere di solito il meta. In questo caso non lo fa, nerfa semplicemente gli shotgun schifosamente e lascia il Winfield così com'è, perché è GGWP per tutti. Ora, hanno sistemato i melee attack, li hanno tutti potenziati, soprattutto i melee attack, scusatemi, solo i melee attack da parte dei fucili Talon e i fucili Obrez, come potete vedere sono migliorati di circa una ventina di punti, 15-20 punti di danno per arma, come potete leggere, comprensivo dello della variante dello Springfield. Sia i Talon che i Romero Hatchet che gli Obrez Mace sono aumentati tutti di danno. Questo può essere una buona cosa, considerando che gli shotgun in questo momento sono stati nerfati. Gli shotgun, come potete vedere, gli è stato rimosso il bleeding, quindi GGWP per tutti. Hanno aumentato leggermente l'accuratezza ovviamente del Romero di circa 10 metri, quindi il Romero adesso spara a una distanza che boh, vabbè, perché non si sa, ok? È stato aumentato l'accuracy leggermente, anche questo entro i 10 metri sempre del Romero Hatchet, e invece il recoil è stato chiaramente aumentato anche quello, perché porca di quella vacca, se gli aumenti le due cose almeno il recoil, ragazzi, un po' di nerf ci sta, o meglio un po' di bilanciamento su questo cacchio di Romero ci sta. E quindi diciamo che la cosa più grave è stata che è stato tolto il bleeding agli shotgun, la cosa meno grave è che il Romero Hatchet è stato bilanciato, e anche l'end cannon va là, va bene così, tanto non li usa più nessuno, considerando che è il Winfield, quindi GGWP per tutti. Equipaggiamento, sono state ovviamente con il fattore del ribilanciamento di tutti gli effetti, sono state ribilanciate chiaramente tutti gli equipaggiamenti che fanno queste cose, quindi Firebottle, il Firebomb e Flare Pistol sono state ribilanciate. Come vedete non fanno più non fanno più di damage, hanno altri effetti e sono stati o rimossi o comunque sistemati gli effetti, proprio per ovviare al problema che deve essere o un danno light, medium o intense. Ricordatevi che per tutte le armi che fanno questi effetti potrete trovare accanto alla descrizione dell'arma il quadratino
in cui dice che c'è fa fire, per esempio, quindi che dà fuoco. Se il quadratino è rosso con lo spicchio in alto rosso è light, se è a metà colorato per esempio di rosso per le fire vuol dire che è medium, e per intense invece tutto il quadratino che dice che fa quell'effetto è tutto colorato, vuol dire che farà un effetto intense. Stessa cosa per il veleno, saranno quadratini verdi, e invece per il bleeding dovrebbero essere quadratini sempre rossi anche quelli. Non me lo ricordo più, sinceramente, l'ho visto prima, non me lo ricordo. Ah, eccole qua, i tratti che vi dicevo prima. Quindi il self skin vi riduce i danni presi da bruciatura, la velocità di bruciatura del 25% quando siamo per terra, e si può upgradare fino a 5 punti. Il bloodless, che praticamente non potete scalare il danno, quindi se prendete bleeding lo avrete sempre light, non andrete a medium e intense. Stessa cosa per il Mithridatist, che mica non riuscirò mai a dirla sta cosa qua. La stessa cosa che riduce il tempo di poisoning, quindi più o meno questi tratti qua sono stati fatti apposta per pararsi il culo dagli effetti superiori che vi ho detto prima. Sono stati inseriti è stata inserita questa nuova opzione, che anche lì, ok, in pratica quando noi andremo a prendere la taglia, e noi avremo la taglia, abbiamo il Dark Side Boost di ovviamente i nostri bellissimi secondi. Ogni volta che noi uccideremo un player e lo andremo a lootare, a quel punto e solo a quel punto noi guadagneremo un secondo di Dark Side Boost. Quindi per ogni kill che noi faremo guadagneremo un secondo di Dark Side Boost ogni volta che noi andremo a fare il bellissimo saccheggio del cadavere. Questo al massimo per 5 secondi, quindi potremo riavere 5 secondi se ne uccidiamo 5 player. Questa cosa è stata inserita per l'anti-camping. Non ha alcun senso, però ok, va bene. Non ho altro da dire, va bene. Ne hanno parlato per un po' dell'anticamping, ma nessuno ha capito sinceramente che cosa è stato fatto per questa cosa, ma ok. È stata messa la localizzazione Giappone, se per caso qualcuno sa il giapponese, è stata messa la localizzazione Giappone, giusto perché serviva, e ci sono troppi player che giocano dalle altre parti con dei server bellissimi. Sono stati modificate alcune cose della mappa, fissate alcune cose della mappa. Ovviamente se state pensando che i bug in cui scompaiono i muri, terreno, mostre eccetera eccetera, no, quelli ci sono ancora invece. Sono state ovviamente aggiunte allo store tutte queste bellissime cose e rimodellate chiaramente anche l'antidoto shot, che sono stati chiaramente aumentati di dollaro perché in questo gioco si guadagna un sacco di soldi. Hanno aggiunto ovviamente le legendary weapon con cui ovviamente loro guadagnano, e quindi queste ne aggiungono a massa ogni volta che fanno una patch. E niente, questo è quello che è stato fatto nella patch. E adesso invece parliamo del matchmaking, del living, e tiriamo qualche conclusione. Ok, ho parlato un sacco, non so quanto cazzo durerà sto video, ma comunque, matchmaking. È stata introdotta questa bellissima cosa in cui quando uno entra in matchmaking sappiamo tutti che normalmente l'altro va a controllare le statistiche e puntualmente esce perché siamo troppo newbie. Succede a tutti, succede a chiunque, io sono il più newbo di tutti e a me succede spessissimo. Per fortuna non gioco in random, quindi GG, VP per tutti anche lì. Però questa cosa è una cosa che dà frustrazione, dà veramente tanta frustrazione. Ebbene, la Crytek sta cercando di evitare questa cosa, e ogni volta che noi andremo a fare un living, quindi noi andremo o qualcuno farà il random e il compagno uscirà perché noi siamo troppo newbie o lo farete voi, per fare un altro matchmaking dovremo aspettare 15 secondi. Questa cosa è accumulabile fino a un minuto, quindi ogni volta che noi faremo un live o che qualcuno farà un live aggiungerà 15 secondi per il matchmaking successivo. Se questa cosa viene prolungata farà fino a 60 secondi, quindi un minuto, cioè dovrà aspettare un minuto per poter fare un altro matchmaking oppure entrare assolutamente da soli. Per il resto è stato inserito il KD nel ratio,
con gli assist, quindi se noi andremo a fare un assist di una kill di un nostro compagno prenderemo del KD. Non chiedete come funziona, sinceramente non l'ho ben capita questa cosa. A quanto pare è giusto per migliorare un po' la situazione del matchmaking, ma tanto il matchmaking non funzionerà mai considerando che ci sono 3.000 giocatori in tutto il mondo, quindi sarebbe il caso di cambiare totalmente il matchmaking e farlo in maniera completamente diversa. Svariati bug fix, problemi che sanno, ne sanno quanti ne volete, in realtà ne potrei citare almeno 800 di problemi, ma chiaramente loro cercano sempre di mettere quelli che sanno che possono sistemare. Bene, questa era la patch, la 1.4, ovviamente è sul test server, quindi plausibilmente verrà modificata come succede sempre, degli piccoli aggiustamenti li fanno praticamente sempre. Ditemi voi che cosa ne pensate, a me sinceramente è una patch che non mi dice assolutamente un cazzo. Sinceramente potevano evitarsela e metterla in una patch molto più grossa, aggiungendo molte più cose, per esempio la modifica delle ammo, che è una vita che le chiediamo. Hanno anche sistemato la roadmap, quindi poi andrò a fare un video per la roadmap nuova. E boh, ditemi voi, io sono veramente perplesso. Cioè, è 2 mesi che stiamo aspettando, da prima del Covid, da prima della 1.3, che si stavano aspettando parecchie cose e ancora siamo ben lontani da averle. Come sempre, la Crytek fa sempre le cose con calma e anche fatte abbastanza col culo. Io non smetterò mai di dirlo, non smetterò mai di seguire questo gioco perché mi voglio del male da solo, ma così è e così rimane. Niente. Con questo è tutto, fatemi sapere i vostri commenti, noi ci rivediamo per la roadmap e per magari altre update, spero nelle prossime settimane. Se vi state chiedendo, come ultima cosa, se usciranno su PS4 e Xbox, sì, non si sa quando, quindi è inutile che continuate a chiederlo ovunque, perché lo sto leggendo ovunque quando usciranno. Non si sa, mettetevi il cuore in pace, non si sa. GGVP.